Buonasera e benvenuti sull'Alchimista TV, questo è Viaggiatore Spazio-Temporale e proseguiamo con la serie dedicata alla storia dell'arte esoterica. E lo faremo come sempre con Alfredo Sala, lui è un insegnante ed è un insegnante d'arte, è un ricercatore di esoterismo, quindi con questi due elementi ci ha fatto una serie di trasmissioni che si concluderanno, questo ciclo si concluderà praticamente questa serata per poi proseguire, credo, se avrà voglia Alfredo, con Certo. altre trasmissioni dedicate sia all'arte sia dedicate al simbolismo esoterico. Allora, Volentieri, Piero, se mi sopportate, assolutamente. Buonasera a tutti, innanzitutto, e grazie per chi seguirà la trasmissione. Spero che questo ciclo di trasmissioni sia stato, diciamo, utile per avere anche qualche chiave di lettura per capire, perché no, anche apprezzare fondamentalmente l'arte, diciamo, più moderna, quindi dall'impressionismo in poi, da dove abbiamo fatto iniziare questo viaggio che oggi si conclude un po' con una delle ultime, diciamo così, delle prime avanguardie del Novecento, che è appunto l'astrattismo. E spero che ci siano stati spunti durante queste trasmissioni per interessare e perché no, anche aiutare, diciamo così, nel cammino spirituale di ognuno di noi, anche perché l'arte fondamentalmente è un grande strumento di aiuto e, perché no, anche motivazionale a volte. Anche nell'arte si può trovare il conforto, la spinta, come dire, la volontà anche di un'evoluzione, che poi è quello che vedremo soprattutto in Mondrian, in un certo senso, nella lezione di oggi. La lezione di oggi, diciamo che è un po' più, tra virgolette, complicata, nel senso che andiamo su un movimento che il più delle volte non viene totalmente apprezzato, diciamo così. È un po' più difficile entrare nell'ottica perché bisogna tanto basarsi non tanto su quello che vediamo prodotto sulla tela, quanto più alle motivazioni interiori che hanno spinto l'artista o gli artisti in questo caso a partorire quell'opera d'arte. Ci sarà ad esempio sicuramente il quadrato nero di Malevich, che magari chi non è tanto avvezzo o non apprezza, diciamo, l'arte più moderna potrà vedere e dire: ma come, è solo un quadrato nero? È così semplice, così banale in un certo senso. Ma dobbiamo poi vedere anche l'arte nell'ottica del Novecento e considerare poi soprattutto l'arte astratta non come un punto di partenza per gli artisti, quanto più come un punto di arrivo fondamentalmente, diciamo una conclusione di un pensiero a volte anche spirituale, anzi soprattutto per quanto riguarda Kandinsky e gli altri che vedremo oggi, un percorso spirituale che porta, diciamo così, a questo punto di arrivo che è appunto l'arte astratta. E poi vedremo le connessioni tra l'astrattismo e la musica in particolare, quindi in un senso lato anche la vibrazione, quello che si definisce il fonone, l'onda sonora fondamentalmente. Allora, innanzitutto parto da un concetto che può sembrare banale, ma non lo è, cioè che cos'è l'astrattismo? L'astrattismo è una forma di arte in cui non è possibile riconoscere nessuna forma che vediamo sulla tela. Ad esempio, in quest'opera che vediamo qua in sottofondo, noi non riusciamo a trovare, diciamo così, nel mondo reale una forma o un qualcosa che ci sia rappresentato, ma possiamo definire quello che vediamo solo come forme e colori fondamentalmente. Lo dico ancora in modo più semplice: quando noi puntando il dito sulla tela non riusciamo a dare il nome a ciò che vediamo, a meno che non tiriamo in ballo colore e forma, quindi quando non c'è una forma riconoscibile, allora si parla di arte astratta. Se c'è un qualcosa pur deformato, pur esagerato anche in un certo senso, ma comunque mantiene un'idea della forma originale, un paesaggio, una casa, un qualsiasi cosa, allora non possiamo parlare di astrattismo. Faccio questa premessa perché in realtà sembra banale, ma a volte l'astrattismo viene confuso con altre forme, diciamo, esagerate di arte, come per esempio l'espressionismo. E nell'espressionismo, ad esempio,
Invece noi vediamo i paesaggi di Van Gogh perché, per quanto siano deformati dallo stato d'animo interiore, mantengono sempre comunque un'impronta visiva, cioè noi capiamo subito che è un paesaggio, vediamo gli alberi, vediamo le case, quindi riusciamo subito a dare un nome alle forme presenti nell'opera, sulla tela. Nell'astrattismo no. L'astrattismo è come se fosse un passo successivo, fondamentalmente, ma nasce, diciamo così, da una costola dell'espressionismo vero e proprio. E parto proprio da qui. Allora, il gruppo degli astrattisti, ovviamente Pierre, se ci sono domande o altro, se hai qualcosa da chiedermi, fermami pure, Certo, certo. ovviamente. Cercherò di essere il più chiaro possibile, però a Ma volte magari. sicuramente sei chiarissimo, Ti ricevo ringrazio, lo i spero. Grazie alle mille. puntate. Grazie, ti ringrazio, mi fa molto piacere, anche perché avvicinare l'arte con un linguaggio semplice penso che sia una delle chiavi per far appassionare di arte. Quando diventa troppo, sai, pomposa, con un linguaggio incomprensibile, è un po' come se fosse una nozione fine a se stessa. Invece l'arte deve avvicinare, anche se non lo apprezziamo, cioè ci può essere anche un non apprezzamento di quello che vedo. Guardo, capisco le intenzioni dell'artista, ma non mi piace lo stesso ciò che vedo. Ed è un po' così fondamentalmente nell'astrattismo. Sicuramente magari tanti spettatori vedranno un quadro e diranno questo non mi piace, però è importante capire il messaggio che porta a quella definitiva, a quella diciamo, conclusione visiva. Allora, dicevamo che l'astrattismo nasce in particolare da una figura che è quella di Vassili Kandinsky. Kandinsky è un pittore di origine russa che fondamentalmente vivrà quasi la sua vita totalmente in Germania. Lui infatti aderisce al gruppo degli espressionisti tedeschi, cioè l'espressionismo, lo ripeto, è quella forma di arte in cui lo stato d'animo interiore va a deformare il paesaggio. Quindi se io sono, come dire, arrabbiato, come ad esempio le ultime opere di Van Gogh in cui c'è la disperazione, io farò un paesaggio ma con pennellate profonde, con il colore molto pastoso, con il paesaggio sarà deformato dalla mia interiorità. Quindi Kandinsky si approccia, diciamo così, all'arte moderna, facendo parte, entrando, diciamo, in connessione con il gruppo degli espressionisti tedeschi. Il gruppo degli espressionisti tedeschi viene chiamato Die Brücke, che vuol dire il ponte, una sorta di ponte di collegamento tra l'arte vecchia e l'arte nuova, che secondo loro doveva portare l'interiorità e portare soprattutto il sentimento. Kandinsky e altri, diciamo, autori, che in realtà non sono solo pittori, ma fanno parte un po' di tutte le arti, ci sono architetti, ci sono letterati, ci sono filosofi, danno vita a questo gruppo che si chiama Der Blaue Reiter, che in tedesco vuol dire il cavaliere azzurro. È un nome che si lega a una precedente opera di Kandinsky, che si chiama appunto Il Cavaliere Azzurro, ma in realtà viene scelto anche come, diciamo, simbolo. L'azzurro è il colore dell'anima, è il colore della spiritualità. Il cavaliere è colui che combatte, è colui che deve superare delle prove. Anche esotericamente la figura del cavaliere è molto importante, la ritroviamo in tantissime tradizioni, da quella letteraria, tra i mille, ad esempio, Re Artù, o i cavalieri, appunto, di Re Artù, ma la troviamo anche nella simbologia, anche nell'ideale cavalleresco, anche l'ordine templare stesso è un ordine di cavalieri. Quindi è come se questo gruppo, già nella sua nascita, nella sua definizione stessa, unisse due grandi concetti: quello del cavaliere, cioè colui che deve evolvere, deve superare delle prove per arrivare a conquistare qualcosa, e la spiritualità, l'azzurro, il cavaliere azzurro. Questo gruppo all'inizio, diciamo che si adegua, diciamo così, in un certo senso alla visione dell'espressionismo, cioè io devo rappresentare un qualcosa, un soggetto che però sia deformato da uno stato d'animo interiore. Ben presto, però, Kandinsky e il gruppo del Blaue Reiter inizierà a distaccarsi pian piano da questa visione, cioè. Come scritto qui, il gruppo Der Blaue Reiter era indirizzato non tanto al riprodurre la natura, per natura intendo l'ambiente circostante, può essere un paesaggio, un ritratto, una natura morta, qualsiasi tipo di
oggetto, qualsiasi tipo di soggetto, anzi meglio ancora. Il gruppo Der Blaue Reiter piano piano inizia a capire una cosa fondamentale, che per quanto io possa mettere un sentimento interiore forte nella realizzazione di una tela, nella realizzazione di un soggetto, questo soggetto, anche se deformato, sarà comunque in qualche modo ancora riconoscibile. Esempio che vi dicevo prima, il paesaggio di Van Gogh, per quanto deformato, per quanto modellato secondo il suo stato d'animo, presenta ancora dei caratteri molto riconoscibili, quindi aderenti a quella che viene chiamata mimesi, cioè la rappresentazione della realtà, della natura, dell'ambiente circostante. La mimesi, ad esempio, questo lo dico sempre ai miei studenti per ricordarsi, la tuta mimetica, quella che indossano i militari, è una tuta che imita l'ambiente circostante, quindi mimesi deriva proprio da quello, dal concetto di imitazione della realtà, che per quanto deforme rappresenta sempre un oggetto riconoscibile. Pian piano il gruppo Der Blaue Reiter, in particolare nella figura di Kandinsky, lavorerà in un certo senso per andare oltre la raffigurazione di un qualcosa di riconoscibile, perché loro ritenevano, non sbagliatamente, non erroneamente, che per quanto io potessi deformarla col sentimento, c'era comunque sempre una parte che mi avrebbe legato indissolubilmente alla realtà. Quell'oggetto, per quanto io sia triste, per quanto lo deformi per l'arrabbiatura, per la tristezza, rappresenta sempre qualcosa che io posso riconoscere. Quindi il modo per entrare veramente in contatto con il sentimento, con l'interiorità, per il gruppo Der Blaue Reiter ha solo una strada, quella di andare oltre la rappresentazione delle forme riconoscibili della realtà. Cioè, detto in parole povere, disegnare qualcosa che non esiste nella realtà riconoscibile. E gli strumenti sono fondamentalmente due, la forma e il colore, le macchie di colore libero. Secondo Kandinsky, che scrive un libro chiamato Lo spirituale nell'arte, giusto per capire che nell'astrattismo la componente spirituale è una componente fondamentale. Nella storia dell'arte classica, diciamo quella scolastica in un certo senso, l'astrattismo viene sempre presentato come un movimento che a un certo punto questi iniziano a diventare astratti, ma spesso si sottovaluta l'aspetto spirituale. Nonostante Kandinsky, nonostante Mondrian, nonostante Malevich, che sono i tre esponenti maggiori, siano dichiaratamente all'interno di un percorso evoluzionistico spirituale. Tant'è che Mondrian fa parte della società teosofica olandese, ufficialmente. Lui aderisce e scrive sulla teosofia. La teosofia è il movimento della Elena Petrovna Blavatsky. Quindi è un movimento fortemente esoterico, fortemente spirituale. Quindi scindere questi due aspetti, dal mio punto di vista, è, diciamo, farebbe perdere una gran parte invece del messaggio che c'è dietro l'astrattismo. Iniziamo a arrivarci pian piano. Ho detto un po' di nozioni qua e là, adesso diciamo arriviamo passo per passo. Allora, questo è il primo dipinto, non è il primo, però diciamo è il dipinto su cui si ispirerà il nome Il Cavaliere Azzurro. Kandinsky all'inizio della sua carriera pittorica dipinge dei soggetti perfettamente riconoscibili. In questo caso addirittura Kandinsky riprende la tradizione folcloristica, quindi va a dipingere spesso delle favole o delle storie che vengono, come dire, narrate nel folklore russo, e quindi è molto legato alla tradizione, io dico folcloristica, ma nel folcloristico nelle leggende soprattutto c'è molto di spirituale, c'è molto di, come dire, di religione, ma in senso lato del termine. Quindi nella primo approccio, uno dei primi anzi approcci della pittura di Kandinsky è proprio andare a riproporre in un certo senso o a dare una forma visiva alle leggende, alle storie, alle narrazioni tipiche del folklore russo. Il suo percorso, come vi dicevo prima, piano piano lo avvicina all'espressionismo, in particolare a quello tedesco,
E già questo si nota in questo quadro. Qua siamo ancora molto distanti dall'astrattismo, però il paesaggio è una sorta di paesaggio espressionista, cioè il suo stato d'animo interiore va a modificare quello che viene dipinto. Però, come vi dicevo prima, c'è sempre un'aderenza alla realtà. Noi vediamo benissimo che qui abbiamo una casa, qui abbiamo degli alberi secchi, un paesaggio probabilmente innevato, tutto ci fa pensare a una coltre di neve che diciamo che ricopre il paesaggio con questa stradina che ci conduce a questa casa. Ma quindi tutto, nonostante sia deformato da uno stato d'animo interiore, nonostante i colori siano totalmente liberi, perché la neve non ha quei colori, quindi anche il colore è libero, segue l'espressione interiore, appunto, come dicevamo nella diciamo così, lezione dell'espressionismo, in particolare Gauguin. Il colore e la forma sono quindi ancora riconoscibili. Quindi qui Kandinsky non ha ancora fatto quel passo ulteriore, ma lo farà ben presto, quindi staccandosi quasi, non subito, però dopo poco tempo, dal gruppo dell'espressionismo e dando vita a una forma d'arte che è totalmente nuova, cioè che si è liberata completamente della mimesi, cioè di quel vincolo, chiamiamolo così, della rappresentazione della realtà. E diciamo con questo approccio, questo percorso che lo porta all'astrazione, lui capisce una cosa molto interessante dal punto di vista non solo spirituale, ma anche dal punto di vista della scienza della fisica quantistica. Lui sostiene che la pittura deve essere come la musica e i colori devono rendersi simili ai toni musicali. La musica è pura espressione di esigenze interiori e non imita la natura, è astratta la musica. Anche la pittura quindi deve seguire questo percorso della musica e quindi deve essere astratta e rispondere solo all'esigenza interiore dell'artista, creatore, demiurgo. La pittura quindi non deve più imitare la natura, deve abbandonare la mimesi, poiché secondo Kandinsky, solamente una pittura astratta, cioè non figurativa, è svincolata dalla rappresentazione dell'oggetto fisico e può quindi dar vita alla spiritualità. Adesso spiego meglio questo concetto perché in realtà sembra semplice, ma è molto ricco e molto interessante. Allora, Kandinsky, che è un appassionato di musica classica, ovviamente in particolare Tchaikovsky e tutti i compositori russi, lui afferma in questo libro molto interessante, molto bello, anche esotericamente bello, molto intriso di concetti che consiglio, si chiama Lo spirituale nell'arte. Lui dice fondamentalmente l'arte dovrebbe fare quello che fa la musica. Se noi prendiamo ad esempio la musica classica, vi faccio un esempio che faccio sempre ai miei studenti perché secondo me è utile per capirlo in modo più semplice, più immediato. Quando noi sentiamo ad esempio la Primavera di Vivaldi, ora noi non sentiamo gli uccellini che cantano o i suoni tipici della primavera, cioè Vivaldi non ha campionato con un registratore, visto che ancora non esistevano, non ha registrato dei suoni reali, il canto degli uccellini. Ma che cosa va a fare Vivaldi e tutti i compositori, diciamo, classici della musica classica e non solo? Vanno a ricreare tramite delle suggestioni quei suoni che nella realtà invece esistono, cioè vanno a rievocare attraverso il tono e le note musicali, vanno a ricreare le sensazioni, ad esempio, del canto degli uccellini. Quindi la pittura, scusate, la musica non va a imitare la natura, la realtà, va a rievocarla attraverso due strumenti fondamentali, che sono le note, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, e i toni più o meno alti, diesis, mezzo tono, un quarto, un'ottava superiore, e questo poi tornerà anche nel nostro discorso, il discorso delle ottave. Quindi il musicista crea un'altra realtà che rispetto alla nostra realtà è simile, la rievoca, ma in realtà è tutto frutto di, come dire, sensazioni interiori, perché è svincolato da questa rappresentazione fedele.
Secondo Kandinsky, l'artista, il pittore, deve fare esattamente la stessa cosa. Ovviamente non si serve delle note musicali e dei toni più o meno alti, ma di che cosa si servirà, quali saranno i suoi strumenti, i colori. I colori, invece che i toni, diciamo, anzi le note musicali, e i toni del colore. Se nella musica c'è una tonalità più alta o più bassa, nel colore c'è una tonalità più accesa o più spenta, di rosso, di blu, di giallo. Quindi il pittore e l'artista, il musicista, il compositore sono esattamente simili. Per Kandinsky la musica e l'arte, cioè il colore, la luce, sono esattamente la stessa cosa. E guarda un po', la scienza, la fisica quantistica ci dice esattamente questo, che il fonone, la luce, come dire, sì, l'unità di luce non è nient'altro che un fonone accelerato. Lo ridico meglio. Il fonone, cioè l'onda musicale, il suono, non è nient'altro che luce rallentata. Quando la luce rallenta, si trasforma, tra virgolette, in onda sonora. Quindi non è che c'è una correlazione tra luce e musica, sono la stessa cosa in un'ottava diversa, in un punto di vista diverso, in una velocità, in una frequenza diversa. E questi pittori o lo sapevano tramite scuole esoteriche, o semplicemente avevano questa, come dire, questa intuizione, questa canalizzazione, perché ricordiamoci che spesso l'arte è anche canalizzazione, è il portare fuori qualcosa che noi sentiamo già dentro. A volte ci sono delle intuizioni che esulano dalla razionalità, ma noi creiamo una cosa e diciamo: cavolo, ma l'ho fatta io, come ho fatto ad avere questo lampo, questa intuizione? Perché sono entrato in contatto, diciamo, con quella parte più profonda che travalica il tempo. E qui tutto il discorso della cascia che facevamo nelle scorse lezioni, la cascia, cioè quella sorta di biblioteca universale in cui passato, presente e futuro coesistono, anzi si supera addirittura il concetto di tempo. Quindi Kandinsky, per ritornare un po' al discorso, Kandinsky rende in un certo senso la musica in forma visiva, tant'è che le sue opere, a parte alcune che verranno chiamate senza titolo, verranno chiamate composizione, composizione numero 1, numero 2, numero 5, 6, 7, eccetera, eccetera. Perché sono esattamente ciò che vuole fare anche la musica, ricreare un mondo che sia totalmente svincolato dall'oggetto. Ora, noi dal punto di vista visivo possiamo anche dire, cavolo, ma è un insieme, una cozzaglia di, come dire, di forme e di colori. Sì. È proprio quello, ma non nel senso negativo, ma nel senso che queste sono proprio le forme che naturalmente sono fuoriuscite nell'atto, nel momento della realizzazione, al nostro compositore, pittore, tra virgolette, cioè a Vassili Kandinsky. Quindi tutto ciò che vediamo non risponde a un'imitazione della realtà, ma risponde solo e unicamente a una suggestione interiore, legata quindi a forma e colore. Questo è l'astrattismo, diciamo nella sua forma classica. Poi questo pensiero in realtà diventerà ancora più estremo in un certo senso, soprattutto con Mondrian e ancora di più con Mihalevich, Kaspar Mihalevich. Un'altra composizione di Kandinsky, un altro quadro astratto, esattamente come quello di prima, è formato unicamente da forme, colori, toni più o meno accesi del rosso, poi si spengono, quindi sette note, tanti colori, tonalità alte e tonalità basse. È ovvio che in questo caso la pittura e la musica sono in realtà la stessa cosa, ma viste in una maniera diversa. È come se noi riuscissimo a vedere la musica in questa composizione, tant'è che appunto quest'opera si chiama Composizione numero 4. E qua quindi si raggiunge l'astrattismo. Questo percorso in realtà non è un punto di arrivo né per Kandinsky né per tanti altri artisti, ma l'astrattismo apre una sorta di mondo, cioè l'arte quindi non è più legata, anzi non è più fermamente solida
sulla rappresentazione dell'oggetto reale. E quindi questo apre tantissime strade che porteranno innanzitutto Kandinsky a fare un ragionamento leggermente successivo, di pulizia, cioè nell'astrattismo poi si tenderà a ridurre quasi all'essenza, perché più si riduce, più il discorso con l'interiorità, con l'anima è diretto, meno ci sono cose che appesantiscono, più il discorso è, come dire, è semplice, lineare, è senza ostacoli. Kandinsky addirittura nell'ultima, diciamo, fase della sua pittura non va nemmeno più a creare delle forme, ma va a sintetizzare tutto ciò che origina la forma. Che cos'è che origina da forma alla forma? Scusate il gioco di parole. Cioè, che cos'è che origina le linee? Perché le linee creano la forma, quindi facciamo un percorso ritroso dalla forma, passiamo alle linee, e dalle linee qual è il passo indietro? Da che cosa è formata una linea? Questo lo vediamo in matematica, in geometria. Le linee sono formate da infiniti punti. Quindi, qual è l'essenza che c'è dietro la linea? Il punto. Tant'è che infatti, anzi, questo era quello, citazione che mi sono scordato di dire prima, però diciamo che per concludere il discorso, il punto di origine è proprio il punto. E il colore rimarrà sempre fondamentale, perché il colore, come dice giustamente Kandinsky, il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull'anima, A con la maiuscola. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, come nel pianoforte. L'anima è un pianoforte con molte corde, l'artista è la mano che con questo, quel tasto, porta l'anima a vibrare. Non aggiungo altro, penso che la citazione sia talmente intrisa di bellezza e spiritualità che qualunque commento sarebbe superfluo. Dicevamo quindi di questo percorso a ritroso che compie Kandinsky verso il punto, tant'è che nella fine, diciamo nella ultima fase della sua carriera artistica, lui non rappresenta nemmeno più forme, rappresenta punti colorati. Perché? Perché arriva ancora di più all'essenzialità. Le forme sono linee, le linee sono punti. Quindi con il punto io posso ricreare, diciamo così, l'origine in un certo senso dell'universo. E qui c'è tutto anche il discorso collegato alle cellule. Le cellule sono tra virgolette visivamente simili a dei punti, meglio ancora delle sfere, però tramite queste cellule coagulate che si uniscono poi si creano gli organismi e addirittura gli esseri umani, ma l'essenza è proprio il punto, tant'è che se dovessimo rappresentare l'universo, l'essenza creatrice, Dio, chiamiamolo in un certo senso Dio, attraverso una forma geometrica, la forma più usata, la forma anche nell'esoterismo, più come dire, predisposta per questa raffigurazione è il cerchio, o addirittura una circonferenza. Tant'è che nell'alchimia il sole, che è il punto più alto, il lapis philosophorum, la pietra filosofale, l'essenza, l'uno con la U maiuscola, l'uno incarnato o l'uno come essenza, viene realizzato come una circonferenza che rappresenta anche il colore dell'oro. Quindi, in un certo senso, il punto e la circonferenza sono proprio l'origine, ciò che determina tutto quello che è conseguente. E in questo percorso, verso l'astrazione, ci saranno altri artisti, tra cui Mondrian, che faranno una sintesi ancora più estrema. Per alcuni sensi, per alcuni versi simile, per altri molto, molto, molto differente invece. Mondrian, come vi dicevo prima, è un artista che fa parte della teosofia olandese ufficiale, iscritto ufficialmente alla teosofia. Quindi in tante sue opere ci sono sicuramente dei riferimenti alla teosofia della Blavatsky. In particolare, sempre viene fatto riferimento a quest'opera come, diciamo, simbolo del suo percorso o della sua idea, della spiritualità. La teosofia, fondamentalmente, diciamo che si lega tantissimo al numero 3,
La teosofia è un percorso di spiritualità, di conoscenza, che porta l'uomo verso la fede, verso all'osservazione di sé, al miglioramento di sé, all'evoluzione, che è proprio il titolo di quest'opera. Per la teosofia, la natura, inteso come tutto ciò che è il creato, tutto ciò che esiste, ha una natura di tre parti, è trina, è divisa in tre parti fondamentalmente. Il corpo fisico, cioè il visibile, il corpo fisico oggettivo, quello che noi vediamo, la realtà visiva, insomma, quella che vediamo con i nostri occhi, con i nostri sensi, anzi, meglio ancora. Un'altra parte che invece è l'energia, quindi la parte invisibile, e un'altra parte che è invece lo spirito universale, lo spirito immateriale, l'uno, l'origine di tutto. Quindi la natura è fortemente legata al numero tre. Anche l'essere umano, per i teosofi, è legato fortemente al numero 3, il corpo fisico, ciò che noi vediamo, io come essere umano, il mio corpo astrale, l'aura, è l'apostrofo aura, ovviamente, ciò che è il campo immateriale, lo spirito, come dire, anzi, il campo energetico, meglio ancora. E poi c'è un'altra parte che è lo spirito immortale. Quindi anche l'uomo, ovviamente, conseguentemente, visto che è una produzione, diciamo così, della natura, anche l'uomo è diviso in tre parti, ma anche l'alchimia in questo caso è divisa in tre parti. E queste tre donne, chiamiamole così, questi tre soggetti che noi vediamo rappresentati, rappresentano un po' questa natura trina, questa parte divisa in tre, non solo secondo la teosofia, ma anche secondo l'alchimia. Il tre, per esempio, sono le fasi alchemiche, la nigredo, la rubedo e l'albedo, anzi albedo e rubedo per essere precisi. E quindi anche qui in quest'opera vengono rappresentate le tre fasi dell'evoluzione dell'uomo. Nella prima parte, infatti, su quella sulla nostra sinistra, vediamo quello che è rappresentato come una sorta di, io la definisco la nigredo, cioè l'uomo che è schiacciato dalla personalità, l'uomo che è profondamente materiale, l'uomo che è ancora ancorato alla propria personalità. Ti chiedo di zoomarla, Pierre, che almeno rivedo anch'io alcuni dettagli, perché non, vado un po' a memoria, perfetto, ti ringrazio. Vado un po' a memoria, ma vederla è ancora più semplice. Ecco, quindi vediamo la figura sulla nostra sinistra, è quasi in balia del proprio peso interiore, dei propri sentimenti bassi, della personalità. Questi due oggetti, questi due elementi che vediamo vicino al suo collo, rossi, sembrano pesanti, il colore è quasi, è un rosso spento, sono figure geometriche che inducono quasi un senso di pesantezza, di trascinare verso il basso. Nella seconda invece vediamo innanzitutto l'uomo con gli occhi aperti, quindi cos'è? La presa di coscienza. È la fase successiva dopo la nigredo, quindi la presa di coscienza dell'uomo che vuole liberarsi dei pesi terreni, della propria personalità, vuole intraprendere un percorso spirituale sicuramente, vuole dominare i propri istinti con la meditazione, con la ricerca interiore, con la teosofia, in questo caso di Mondrian. Perché? Perché poi questo, quindi questa illuminazione, infatti vediamo queste figure accanto di questo giallo che quasi sembrano delle luci che si illuminano e lui apre gli occhi come un risveglio, quello che viene chiamato il risveglio spirituale fondamentalmente. E abbiamo poi l'ultima fase che è la rinascita, l'evoluzione, il completamento di questo percorso spirituale in cui abbiamo queste forme geometriche che rappresentano il triangolo verso l'alto e il triangolo verso il basso, cioè potremmo dire il corpo e l'anima esattamente uniti, come quasi una stella di Davide in questo caso, però qui rappresentano, dal mio punto di vista ovviamente, l'unione tra la terra, il corpo fisico e l'uno, l'immateriale, il termine di un percorso di evoluzione, esattamente come dice il titolo. Il colore poi dominante è il blu, lo spirituale, l'anima, il colore azzurro, ancora una volta l'azzurro, dopo il cavaliere azzurro, anche qui l'azzurro è dominante, è il colore della spiritualità, ovviamente, è il colore legato all'anima, archetipicamente. In questo percorso,
diciamo, evoluzionistico, spirituale, ma anche pittorico, Mondrian abbandona sempre di più la forma per arrivare fondamentalmente anche lui all'astrattismo, ma un astrattismo ancora più estremo, tra virgolette, rispetto a quello di Kandinsky che abbiamo visto prima. Mondrian vuole, in un certo senso, eliminare qualunque tipo di soggettività presente del pittore, perché la soggettività coincide con la personalità, ma la personalità non è l'anima. Quindi lui dice, giusto o sbagliato che sia, io vi dico il suo pensiero, lui dice, arrivando a un'arte totalmente slegata dalla rappresentazione della realtà, quindi astratta, e in più che non abbia nessun segno di oggettività presente, perché, scusate, di soggettività presente, perché la soggettività è la personalità, quindi io artista devo cercare di non mettere nel quadro, nella tela, nessun elemento soggettivo, nessuna cosa che mi riguarda, che può essere legata alla mente o alla personalità. E quindi che cosa fa? Sceglie solo i colori primari, ma soprattutto elimina quella che è la linea per eccellenza legata invece alla dimensione più emotiva, cioè la linea curva. E quindi che cosa ci rimane? I colori primari e le linee rette. Ed è esattamente quello che è il neoplasticismo. Il neoplasticismo è il rifiuto totale dell'oggettività per arrivare, della soggettività, scusate, mi confondo sempre, della soggettività per arrivare a una oggettività che sia il più pura possibile, perché solo in questo modo si può rappresentare qualcosa che va oltre la personalità, che non è più legato alla mente, alla scelta, all'emozione, ma ancora più profondo. Allora, dal punto di vista visivo può piacere o meno, sono d'accordissimo, però diciamo il discorso che c'è a monte di Mondrian è esattamente questo. Lui tra l'altro dice anche quello che vi ho riportato, una cosa molto fondamentale, l'aspetto delle forme naturali si modifica, mentre la realtà con la R maiuscola, cioè la realtà che c'è dietro le cose, rimane costante. È un po', passatemi questa metafora, come se, scusate, Mondrian andasse a prendere qualsiasi forma, qualsiasi oggetto esistente nell'universo e andasse a zoomarlo come se fosse al microscopio, portando, ripulendo tutto e arrivando all'essenzialità delle cose, cioè la linea e il colore puro, senza tonalità, il colore puro, standard, oggettivo. Quello è quello che rimane, secondo lui, immateriale, rimane costante, rimane fisso. È la soggettività che cambia le cose. Perché Kandinsky nei quadri prima sceglieva un tono di rosso più acceso, un tono più spento? Perché obbediva a una soggettività interiore. Mondrian pulisce addirittura anche quella. È un'estremizzazione, me ne rendo conto, ovviamente. Però diciamo che il messaggio, il ragionamento spirituale che c'è dietro lo porta a concepire questa forma visiva, che ripeto, può piacere o meno, però è interessante vedere il percorso che l'ha portato. Quello che noi vediamo sulla tela è il frutto di un lungo ragionamento, è la conclusione, è il sunto, il punto di arrivo. Mentre invece dobbiamo anche considerare in questo caso tutto ciò che lui, il suo percorso, diciamo, spirituale, evoluzionistico, l'ha portato a concepire questo tipo di arte. Se Mondrian è ostico, diciamo così, è addirittura tanto minimal nelle sue scelte, nella sua pittura, c'è un altro artista che addirittura fa ancora più sintesi, fa ancora tra virgolette meglio o peggio, dipende dai punti di vista, cioè toglie addirittura il colore, non solo, ma toglie anche le linee di contorno, cioè arriva proprio all'estrema sintesi oggettiva dell'arte, alla supremazia, diciamo così, dell'interiore e del non figurativo.
e questo movimento è il suprematismo. Quello che noi vediamo sulla tela è un quadrato nero, quindi dal punto di vista oggettivo è, tra virgolette, banale. Ma lui, Malevich, che cosa ci dice? Per suprematismo intendo la supremazia della sensibilità pura nell'arte. Le apparenze esteriori non offrono alcun interesse, cioè imitare la natura, imitare i colori, imitare le forme, non ha senso. Cioè, faccio un discorso ancora più sintetico, sia di Mondrian che addirittura ancora di più di Kandinsky. Solo la sensibilità è essenziale. L'oggetto in sé non significa nulla, è un quadrato nero, non c'è oggetto, è pura forma. L'arte perviene col suprematismo all'espressione pura senza rappresentazione. Tant'è che Malevich, anche lui di astrazione, diciamo, sovietica, dalla parte est Europa, lui quando fa una mostra, anzi dovrei averla addirittura, eccolo, perfetto, quando lui realizza le sue mostre, spesso i quadri che realizza li mette nel punto di intersezione tra le pareti e il soffitto, come si vede qui nel quadro, nel quadrato nero su sfondo bianco. Le mette cioè all'intersezione di fondamentalmente tre piani. Questo procedimento veniva fatto in tempo immemore, soprattutto in Russia, per le icone religiose. Questo me lo ha confermato anche una mia studentessa russa, che le icone religiose vengono messe solitamente in casa tutt'oggi all'angolo delle tre pareti. Perché è convenzione, ma in realtà è molto interessante perché è come se fosse messo tra il punto di incrocio tra la dimensione terrena e ultraterrena. Cioè è un po' come se fosse quell'icona religiosa una sorta di canale, una sorta di collegamento in un certo senso tra il fisico e l'ultrafisico, l'ultraterreno, la dimensione spirituale, e Malevich, esattamente come un'icona religiosa, pone il suo quadro, la sua opera, questo quadrato nero e le altre opere successive, quindi di pura forma e negazione totale del colore, come suprematismo della sensibilità interiore per eccellenza. Cioè la sensibilità e la negazione totale del colore e del soggetto, che sono aspetti legati alla personalità, con il suprematismo raggiungono, diciamo, la sintesi, anche troppo estrema secondo alcuni, questo può piacere o non piacere. Però noi siamo liberi di sentire tutte le sensazioni, anche sgradevoli in realtà, che questo quadro, quest'opera, anzi, ci suggerisce. Esattamente come un'icona religiosa, il quadrato nero ha questa funzione di risvegliare e legare la nostra dimensione più profonda con quello che invece è una dimensione, diciamo, esteriore, cioè l'opera fisica, il quadro, qualcosa di concreto. Spero che non è facile, diciamo così, come premessa, spiegare o cercare di far capire né il suprematismo né il neoplasticismo. Spero che il discorso sia Sì, è stato tutto chiaro, bisogna essere anche un po' elastici. Presumo che questi autori abbiano inserito certi concetti per aiutare le persone a uscire da degli schemi. assolutamente sì, Pierre, sicuramente. E queste forme di arte, però, a volte sono un po' come, diciamo, delle società segrete in un certo senso, cioè che solo avendo determinati concetti spirituali esoterici possiamo capire, possiamo anche non apprezzare, ma l'importante è capire quello che ci suggeriscono. È come se fosse un linguaggio che per capirlo devi avere determinate conoscenze. A volte è quasi chiuso in se stesso, mentre invece gli artisti sempre, come dire, dovrebbero essere alla ricerca dell'inclusività, del suggerire anche qualcosa più semplice, più immediato. Qua invece sono forme d'arte, soprattutto il suprematismo, un po' più, come dire, elitarie, ma non nel senso negativo del termine, solo per chi è pronto, diciamo, o per chi vuole capirle, come il discorso spirituale. I concetti spirituali
se noi gli spieghiamo a 100 persone, non tutte 100 le persone sono pronte ad ascoltarle e va benissimo così. È un libero arbitrio. Ognuno, se sente invece qualcosa che ribolle dentro, che risuona, esattamente, suona, risuona come la musica, allora sì, lì è pronto a intraprendere questo percorso. È sicuramente una scelta, sicuramente, legata quindi al libero arbitrio. E parlando appunto di energia, di musica, di vibrazione, volevo un po', diciamo, arrivare un po' alla parte un po' più spirituale, un po' più esoterica, cioè un po' più anche scientifica da un punto di vista, cioè che quella che noi definiamo come materia, in realtà, come dice la scienza, ovviamente non è che lo dico io, ma io riporto i miei studi, il mio percorso, ovviamente. Quello che ci suggerisce la scienza, soprattutto la fisica quantistica, è che la materia non è nient'altro che energia coagulata o comunque ha una vibrazione più bassa. Cioè, ogni oggetto, qualunque tipo di oggetto, è una manifestazione di energia con un grado diverso di ordine. Più c'è energia, più è difficile vedere l'energia strutturarsi, ordinarsi in una determinata forma. Meno c'è energia, invece, più le particelle, come dire, viaggiano lentamente, quindi è come se si coagulassero in un certo senso. Quindi la materia non è nient'altro che energia visibile, energia a bassa frequenza, cioè energia più tattile, più visibile, più sensoriale, diciamo così. La forma più essenziale e più ricca di energia è l'onda. Un'onda è infinita e senza limiti, la sua energia si propaga ovunque. E qua c'è quell'esperimento di cui avevamo accennato della doppia natura della materia, cioè che la materia può essere un'onda o può essere una particella. Un'onda vuol dire che contiene in sé tutte le manifestazioni possibili, tutte le possibilità. Questo discorso si lega tantissimo anche con la manifestazione intesa proprio come arte della manifestazione da Eckhart Tolle, ma soprattutto a Goddard. Cioè, quando Goddard ci dice che manifestiamo, in realtà noi non è che creiamo la realtà, tutti i percorsi possibili di realtà già esistono in quest'onda, ma osservandola e in un certo senso, come dire, dandola già per realizzata, noi scegliamo di tutti questi percorsi, di questo ventaglio di infinite possibilità, quella che è la nostra scelta. E questo lo facciamo inconsciamente e col lavoro spirituale sempre più consciamente. Ma fondamentalmente l'onda è un qualcosa che ha in sé tutti gli aspetti possibili. Quando noi scegliamo e osserviamo e la facciamo coagulare in un certo senso, la portiamo a manifestazione, la diamo per assunto, ed è qua la legge degli assunti, cioè la diamo per certa, quest'onda è come se si restringesse, quindi non è più un'infinita possibilità, ma è quella che, tra virgolette, scegliamo inconsciamente o sempre più consciamente. È un po' il discorso del gatto di Schrödinger. Il gatto di Schrödinger è morto e vivo allo stesso tempo. Siamo noi che quando osserviamo, vediamo, manifestiamo se è tutte e due le possibilità o solo una coagulata. Quindi l'onda è, come dice l'esperimento della fenditura di Thomas Young, che avevo messo, eccolo qui, poi vado indietro, l'esperimento della doppia fenditura, quindi le particelle hanno una doppia natura, o onda o particella. Diventano particella quando c'è almeno un osservatore, quindi quando l'osservatore può far collassare quella realtà, che non vuol dire creare la realtà, vuol dire scegliere quale realtà, inconsciamente, come dicevo prima, quale realtà stiamo vivendo. E qua si lega tantissimo anche ai discorsi come dire, di quello che è l'effetto Mandela, come se due realtà si compenetrassero, come se tutti avessero scelto una realtà, ma qualcuno avesse cercato di inserire dei pezzi di un'altra realtà.
e su questo ha fatto degli studi bellissimi, interessantissimi, anche Adrian, del punto di vista, soprattutto legato al CERN, ma soprattutto sull'effetto Mandela. Ci sono delle puntate interessantissime, super semplici, come sempre il buon Adrian, spiegate in maniera semplice, in maniera anche interessante, che fanno vedere come se due realtà al giorno d'oggi si fossero in un certo senso non incastrate perfettamente, ricordi leggermente diversi dall'altro. Io che mi ricordo una frase, ad esempio, Luke sei mio padre, mentre invece diceva un'altra cosa, come se due onde fossero collassate ma non esattamente perfettamente integrate. E questo è un discorso lunghissimo che però accenno, ma sicuramente dei ricercatori come Adrian trattano l'argomento meglio e in maniera anche più approfondita. Quindi diciamo questo ve lo butto lì come spunto. Ritornando a quella che è la vibrazione, quella che è la materia, quindi questa energia condensata, la materia quindi è un'energia che viaggia in un certo senso a una bassa frequenza. E che cos'è la frequenza? La frequenza è il numero di eventi che vengono ripetuti in una certa unità di tempo. Maggiore è la frequenza, maggiore è l'accelerazione della nostra particella. Quindi ogni frequenza è indice di una determinata quantità di energia che si misura in hertz. Ovviamente, se tutto è materia e tutto vibrazione, sillogismo, anche noi siamo vibrazione, certamente. Noi siamo tante forme di vibrazione, da quella, come dice anche giustamente la teosofia addirittura riconosce sette, tra virgolette, campi che formano l'essere umano, anzi in realtà non solo l'essere umano, ma tutto l'universo, da quello più alto, da questo spirito universale a quello che è il corpo fisico. Quindi tante forme di energia, di vibrazione differente. Quindi compreso noi siamo materia, ma fondamentalmente quindi è vibrazione. E quindi gli studi scientifici dimostrano che le frequenze dell'ambiente hanno la proprietà di trasmetterci le informazioni corrette affinché le cellule del nostro corpo vivano in buona salute. Se io sono in un ambiente che risuona con me, è come se ci fosse un'armonia tra più strumenti musicali. È come quell'esperimento di tanti metronomi che all'inizio viaggiano in maniera leggermente diversa e piano piano, naturalmente, si armonizzano tra di loro finché non viaggiano a una frequenza unica. Questo è un po' quello che succede tra noi e l'ambiente, o tra noi e il nostro corpo, fondamentalmente. Quando il corpo non vibra alla giusta frequenza, allora si originano degli squilibri, degli scompensi, delle malattie, diciamo così, o delle malattie che sono fondamentalmente dei campanelli di allarme su, come dire, una frequenza non armonica, c'è qualche strumento, diciamo, che viaggia un po' per conto suo. E attraverso degli studi, io ho fatto un'estrema sintesi, ma anche qui ci sono spunti per incredibili ricerche, ad alcune frequenze sono legate degli stati d'animo, o comunque diciamo così, dei concetti in un certo senso. 396 la liberazione dal senso di colpa e dall'ansia, 417 Hz il cambiamento, lasciare andare il passato, il famosissimo 432 Hz che poi è 431.8 se non mi ricordo male, anche lì è come se fosse la frequenza dell'anima, quindi quando la sentiamo allora in un certo senso è come se ci accordassimo con l'ambiente circostante e qui apro una marea di spunti tra le ricerche di Malanga, tra le ricerche di tantissimi ricercatori che si occupano di musica, di frequenze, di benessere, dalle campane tibetane al suono che si riflette nell'acqua quando noi mettiamo i piedi, ad esempio, in una fonte d'acqua e operiamo come dire, una melodia, una musica. Questa musica opera una frequenza benefica per il nostro corpo. Ci sono mille argomenti che si possono legare, io stringo perché quello che mi interessa è dare degli spunti, non sicuramente non insegnare niente a nessuno. Io porto delle tappe, diciamo così, della mia ricerca che possono risuonare giustamente per rimanere in argomento con quello che è il vostro percorso spirituale, che deve essere unico, mi raccomando, perché quello fondamentale è un abito che ognuno cuce di per sé. Posso trovare degli spunti di moda dagli altri, posso capire come vestirlo, ma è un vestito
estremamente personale e di questo ovviamente nutrendo profondo rispetto, io appunto suggerisco, non voglio insegnare nulla a nessuno. Vediamo qui altre frequenze che sono legate, per esempio, all'apertura e alla connessione nei rapporti umani, a simulare il risveglio interiore o a ritornare all'ordine spirituale. Come vediamo, più la frequenza è alta, più diciamo si va in senso spirituale. Tant'è che gli esseri di luce, gli esseri immateriali, per quanto siano positivi e negativi, questo non sta a me giudicarlo, però gli esseri di luce sono fondamentalmente immateriali perché la loro composizione, chiamiamola così, è quella di materia vibratoria ad altissima frequenza, quindi che non è nemmeno visibile ai nostri sensi. E anche qua apro un discorso lunghissimo, questo della doppia fenditura abbiamo visto prima. L'energia, quindi diciamo, vibra a una frequenza maggiore, meglio ancora, vibra a una ottava, viene definita esattamente come la musica, un tono, un'ottava superiore, un qualcosa di più alto. Come ci dice il buon Salvatore Brizzi, tutto l'universo è energia che si manifesta attraverso vibrazioni di diverse frequenze, da quella più lenta, che corrisponde alla materia più solida, fino alla frequenza vibratoria più elevata possibile, che è quella dell'uno, di Dio, del creatore dell'universo. Ognuno è assolutamente libero di chiamarlo come preferisce. L'ottava non è nient'altro che l'unità di misura delle vibrazioni dell'universo. E questo si capisce, per esempio, vedendo ghiaccio, acqua e vapore, che sono la stessa materia, è sempre acqua, ma ha una vibrazione diversa dal ghiaccio, che è quello più solido, all'acqua, che è, diciamo, una via di mezzo, una liquefatta e liquida, è una via di mezzo, al vapore, che è invece immateriale, o comunque tende a l'invisibilità, diciamo così, esattamente come le emozioni umane. Anche le emozioni vibrano a ottave differenti. Le emozioni, tipo quello che vediamo qui, la devozione, ad esempio, il servilismo, non sono due emozioni differenti, contrastanti. Sono la stessa emozione a ottave differenti, così come l'acqua quando si trasforma in ghiaccio è sempre acqua. Quindi il servilismo cos'è? È l'ottava bassa. Io non voglio entrare negli esempi della politica perché se no non finiamo più, però diciamo il servilismo è quando mi pongo al servizio degli altri ma in una maniera tra virgolette negativa, cioè per un tornaconto personale, a volte addirittura contro gli altri, mi verrebbe da dire leccaculismo, ma non so se si può dire questa parte. Quindi io ormai l'ho detta, quindi si può dire. Mentre invece la devozione è l'ottava altissima del servilismo. La devozione è il porsi a servizio degli altri non per un tornaconto personale, ma per una spinta animica. Ripeto, è come l'acqua. L'acqua è sempre acqua, anche quando è ghiaccio, è la stessa. Come dire, emozione è la stessa cosa, così come la prudenza e la paura, così come la compassione e la pietà. Cioè la legge dell'ottava è fondamentalmente la legge che determina, in un certo senso, tutto quello che esiste, tutto quello che è creato, dalla cosa più bassa, l'ottava, la materia, la solidità, la nigredo, in un certo senso, alchemica, alla vibrazione più alta. Risveglio spirituale, la connessione con l'uno. Tant'è che uno dei più grandi filosofi, per quanto fosse tra virgolette materialista, afferma che tutte le scienze saranno anche più necessarie della legge dell'ottava, sono anche più utili in un certo senso, ma superiore a nessuna. La legge dell'ottava è in un certo senso la legge che può, in un certo senso, guidarci sia come esseri incarnati, sia come, in un certo senso, percorso di comprensione dell'universo, capire che tutto l'universo è un'unica grande acqua, tra virgolette, in forme sempre diverse, con mille sfumature intermedie, da quella più solida a quella invece più impalpabile, più eterea, cioè l'uno, l'essenza. Spero di non aver annoiato troppo con
questo discorso che oggi era molto, come dire, impalpabile, giustamente, siamo nell'astrattismo e quindi come dire, il discorso è immateriale, è senza forma in un certo senso, però spero che questi concetti possano essere utili per il percorso, anche solo per una semplice curiosità, magari per approfondire altri temi, perché fondamentalmente più, e questo lo parlo proprio da ricercatore, e del bello dell'essere, tra virgolette, ricercatore. Più si studia, più si va a vedere e più vediamo che tutte le cose sono sempre interconnesse. Non esiste l'arte e la matematica, non esiste l'arte e la scienza e la spiritualità. E sono tutte acqua, in un certo senso, formate da tante particelle diverse. Così come il cammino spirituale è come un puzzle, fondamentalmente. Più andiamo a cercare i pezzi, più vediamo che combaciano e più, come dire, ci portano verso quello che poi è il nostro destino, la nostra libera scelta, il percorso che la nostra anima incarnata ha scelto di esperire, diciamo così, in questa esperienza terrena. E su questo Sicuramente non hai annoiato per chi è lo spero. interessato all'arte, per chi vuol capirne di più, hai chiarito anzi molte cose che prima, per chi magari non è addentro, al mondo artistico, non riusciva a concepire queste trasformazioni, questi percorsi, ha avuto, la storia dell'arte, pittorica. In questo caso ti ringrazio per il lavoro che hai fatto. Abbiamo finito questo ciclo, ma giusto per iniziarne altri insieme ad Alfredo, Magari di adesso. un'ottava superiore, giustamente parlavamo di ottave, si conclude quello di un'ottava e vediamo se ci sarà un'altra ottava, perché no, assolutamente. Ne E ti parleremo ringrazio ancora. tantissimo, Pierre, ovviamente per la disponibilità e per la possibilità anche di, come dire, parlare anche di quello che è il mio studio, la mia ricerca, sia personale sia un po' più, diciamo, oggettiva, che prende un po' qua e là da tanti ricercatori, che secondo me è giusto anche solo a livello personale, a livello di curiosità, conoscere, e poi si può essere d'accordo o meno su quello che si afferma, libero arbitrio, ma è sempre interessante, diciamo, sentire più voci e non focalizzarci su un unico punto di vista, ma perché poi il bello è questo, magari ci accorgiamo che poi in un pensiero diametralmente opposto, alla fine vai a semplificare, stiamo dicendo la stessa cosa, e quindi invece che uno scontro nasce un'ottava superiore. E giustamente concludiamo così il nostro percorso. Grazie Alfredo, e sicuramente Grazie sarà molto apprezzato dai nostri ascoltatori, a voi. Grazie. e con Alfredo ci vedremo prossimamente ancora per altri racconti. Spero che la serata e questo ciclo sia piaciuta e auguro a tutti, sia quelli che ci hanno guardato stasera, sia quelli che ci hanno guardato stasera, una buona serata, un buon proseguimento di serata. Buone Un buon cose. percorso, diciamo, un buon percorso spirituale per tutti, Buon così percorso. qualsiasi momento che ci vedono va sempre bene. Abbracciamo tutti. Arrivederci a tutti. Grazie mille. Ciao, buonasera.